Siamo qui con Diego Alcivi, vice sindaco di Novi, che è a presiedere l'unità di crisi che si è composta naturalmente nella città dopo l'alluvione di lunedì, qui nella caserma, e chiediamo dopo due giorni cosa si riscontra ancora. Ma diciamo che a livello cittadino stiamo sistemando, come dire, i danni causati, banalmente pianta caduta al cimitero, le scuole, stiamo liberando ancora cantine e diciamo case allagate. Purtroppo abbiamo ancora stamattina un'emergenza di una signora che è rimasta isolata, il problema è che è irraggiungibile, stiamo cercando di capire come riusciamo ad andare. Nel frattempo stamattina ho fatto una ricognizione sulla strada della Lomellina e ci sono tre frane e stanno operando per rimuoverle. La notizia brutta è che mi dicono che dal Basso Pieve da questa mattina ci sono le falde che stanno tirando fuori l'acqua, per cui passata, diciamo, l'onda della piena e asciugata, adesso sta tornando sull'acqua dalle falde, perché comunque le falde sono comunque piene, insomma, per cui anche questo è un ulteriore problema di questa mattina. E le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni non sono neanche così rassicuranti? Ahimè no, infatti stiamo cercando, adesso vedete anche il mezzo che è arrivato adesso, continuiamo a fare la spola col centro servizi di Alessandria per portare a Novi dei sacchetti di sabbia, la popolazione viene qui, lì per una volta li prendiamo per cercare comunque di fronteggiare questa nuova, speriamo, emergenza, insomma, speriamo di poterla gestire, insomma, in maniera un po' più pronta. È chiaro che comunque, insomma, sono lavori. Devo dire che il personale comunale, volontari, protezione civile sono davvero ragazzi encomiabili, non si stanno risparmiando, stiamo cercando davvero in tutti i modi di alleviare la sofferenza della città. E se dovessimo fare un appello alla popolazione, cosa gli consigliamo? Abbiamo avuto qualche polemica sul fatto che non abbiamo chiamato i volontari, eccetera, eccetera. In questa fase, è un'emergenza diversa da quella della volta scorsa. La volta scorsa avevamo avuto la città riempita di fango, per cui, diciamo, la necessità di avere le braccia col badile per liberare, pulire, eccetera, eccetera, era stata una necessità vera. Oggi, se vedete la città, passatemi il termine, è pulita, nel senso che non abbiamo giusto un paio di sacche, certo, diciamo di avvallamenti in corso Piave dove c'è il fango, e stiamo intervenendo con dei mezzi apposta, ma diciamo la necessità di avere i famosi spalatori, eccetera, eccetera, in questo momento non c'è, per cui da questo punto di vista, come dire, abbiamo preferito puntare un po' su personale qualificato. Se noi avessimo chiamato, come dire, i volontari, che per carità Dio li benedica, come si dice, ma l'altra sera dove abbiamo dovuto mandare i nostri in un metro e mezzo d'acqua a tirare fuori le persone dalle macchine, capisci che noi avremmo esposto a rischio persone non preparate, non qualificate, quando già i nostri hanno rischiato davvero in prima persona per portare questa salute, per cui salvare queste persone. Per cui, insomma, diciamo che è una gestione di emergenza leggermente diversa. Anche le polemiche sui tombini, le caditoie, non hanno senso, perché l'altra volta il problema è che l'acqua non andava dai tombini. Questa volta i tombini saltavano per aria dalla pressione dell'acqua che c'era nelle condotte, per cui le condotte erano pulite, le caditoie erano pulite, ma la portata d'acqua non era, era troppa per le tubazioni che abbiamo, per cui l'acqua usciva dai tombini. Va bene, allora ci sentiamo un pochino più rassicurati e naturalmente auguriamo buon lavoro a tutti voi che si state impegnando in questo. Sì, io l'ultimo appello che faccio, perché leggevo ancora l'altro giorno di uno che polemizzava per il fatto di essere andato in motorino a prendere la moglie con la macchina bloccata dall'acqua, cioè nel momento in cui ci sono situazioni di questo tipo, cercare di evitare di muoversi per la città nel limite del possibile, io capisco, ma anche l'altra sera in piena emergenza avevamo due bambini al palazzetto dello sport che hanno portato a fare la palestra e poi i genitori non sono riusciti ad andarle a prendere, a mezzanotte avevamo ancora i bambini lì, per cui, come dire, noi abbiamo chiuso le scuole perché stiamo facendo verifiche sui tetti, sulle situazioni, eccetera, eccetera. In teoria le abbiamo chiuse anche se non piove, come domani abbiamo sospeso il mercato, probabilmente anche se non pioverà, ma lo facciamo per evitare di
far circolare più persone possibili. Così nel momento in cui c'è la pioggia, l'allerta, magari se anche le mamme non portano i bambini in palestra per poi avere il problema alle 6 nel caos più totale per andarli a prendere, insomma, sarebbe una cosa auspicabile. Ecco. Va bene. Le scuole sono chiuse anche domani? O? Facciamo una riunione oggi operativa e vediamo in base agli allerta che arrivano dalla Protezione Civile. Noi oggi le abbiamo tenute chiuse per permettere di asciugarle, di sistemarle, avevamo 2 o 3 caldaie in blocco, per cui non era un problema legato, diciamo, all'emergenza vera e propria, ma più che altro alla manutenzione post emergenza. Domani vediamo, insomma, oggi facciamo appunto la situazione sulle manutenzioni, cercando di capire in base anche agli allerta meteo cosa fare. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie.